Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui in cameretta perché registro il video dedicato al terzo trimestre di gravidanza e andrò a rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram. Prima però vi faccio vedere la panciona perché ormai manca pochissimo. Sono a meno 4 giorni dalla data presunta del parto, quindi ormai ci siamo, è proprio questione di giorni o al massimo io credo una settimana prima di avere il piccolino qui con noi e non vedo l'ora. Adesso arrivata alla fine, non vedo davvero l'ora. Guardate un po' qua, che panciona! Che panciona mi è venuta, bella, bella grande. Adesso tira un pochettino, come è normale nell'ultimo trimestre. Prima di partire con le domande, vi parlo un attimo di quest'ultimo trimestre di gravidanza e come l'ho vissuto. Sicuramente rispetto agli altri due è quello più impegnativo, specialmente a livello fisico, perché la pancia è molto grande, si sente, tira molto e le semplici attività quotidiane sono un po' più difficili da gestire. Dormire diventa un po' più scomodo, decisamente più scomodo, anche alzarsi dal letto, mettersi le scarpe, cose molto banali diventano più complicate. Poi arrivo a sera che mi fa male la schiena perché comunque la pancia c'è, si sente. Per il resto invece, è stato un periodo comunque anche questo molto bello, non ho sofferto particolarmente al di là, insomma, di questi piccoli disturbi che è normale avere nell'ultimo trimestre. Quindi, a grandi linee, sono stata molto contenta anche di come è andato, di come sono andati questi ultimi 3 mesi, un po' più faticosi, ma comunque è sempre andato tutto molto molto bene. E adesso partiamo con le domande. Prima domanda: hai fatto il corso preparto? Se sì, in presenza o online? Ho fatto il corso preparto, ho scelto di farlo con l'ospedale dove ho deciso di partorire, che però faceva il corso soltanto online. Sono state 3 lezioni online da circa 2 orette l'una, quindi anche abbastanza lunghe. Durante la prima lezione abbiamo parlato di quello che bisogna portare in ospedale, quindi come fare la borsa per il parto, come organizzarla, quello che effettivamente l'ospedale richiede, e poi quando andare in ospedale, quindi come gestire le contrazioni, come riconoscere le contrazioni e come gestirle da casa prima dell'arrivo in ospedale. La seconda lezione invece è stata dedicata proprio al parto in sé. Quindi, nell'eventualità all'induzione, se c'è bisogno di farla, come gestire le contrazioni in ospedale, la respirazione, un po' il momento del parto, che si può partorire in acqua perché dove ho deciso di partorire c'è anche la vasca, quindi, possiamo scegliere di fare un parto in acqua. E poi ci hanno parlato anche dell'epidurale, perché si può richiedere quindi nell'eventualità anche la richiesta dell'epidurale. Mentre nella terza lezione abbiamo parlato dell'allattamento, che un po' mi spaventa, devo essere sincera, perché so che è bello, impegnativo e tosto. Vediamo come andrà quando poi sarà nato. Comunque il corso è stato molto utile, io l'ho trovato molto utile e sono contenta di averlo fatto, seppur online e non in presenza. Prossima domanda: hai ansia? Sai già se farai un parto naturale o cesareo? Allora, al momento dovrebbe essere un parto assolutamente naturale perché lui è in posizione ormai dal quinto mese e quindi non ci sono presupposti per fare un cesareo, quindi mi auguro che vada tutto bene e quindi di fare un parto naturale. Se ho ansia, sì, devo essere sincera, adesso arrivata alla fine, un po' di ansia, credo sia normale averla. Riesci a dormire tranquillamente in quale posizione? Io dormo ormai soltanto sul fianco sinistro nella maggior parte della notte e sul fianco destro. Dormire a pancia in su non riesco proprio, a pancia in giù ormai è impossibile farlo e non vedo l'ora di tornare a dormire a pancia in giù perché io amo dormire in quella posizione. Quindi al momento soltanto di fianco con le gambe un po' piegate, un po' rannicchiata e devo dire che alla fine tutto sommato sono comoda. Sono a 30 più 6, non dormo più la notte, tra pipì, ti capisco, e pancia ingombrante. Tu riposi bene. Allora, devo dire che in realtà riesco a dormire bene, anche adesso, arrivata proprio alla fine, comunque la notte dormo senza problemi. Mi sveglio tante volte per andare in bagno perché
È una cosa impressionante, anche durante la giornata sono costantemente in bagno perché spinge sulla vescica ed è normalissimo. Però questa cosa non mi infastidisce durante la notte, anche perché io comunque ero abituata ad alzarmi prima della gravidanza comunque almeno 2 o 3 volte a notte per andare in bagno e adesso mi sveglio molto più spesso, però non, insomma, non mi dà poi così noia la cosa. Mi dà quasi più fastidio durante la giornata se sono in giro perché devo subito cercare un bagno per andare in bagno. Quando è la data presunta del parto? Lunedì 31 ottobre, il giorno di Halloween, quindi manca davvero pochissimo. Incredibile. Hai paura del parto? Allora, prima di scoprire della gravidanza, quindi prima di restare incinta, vedevo il parto come un momento abbastanza traumatico, molto doloroso, spaventoso e molto molto tosto. Non che adesso io abbia cambiato idea, però nel momento in cui poi, almeno per quanto mi riguarda, sei in dolce attesa, sei verso la fine e hai voglia di partorire, perché comunque 9 mesi sono lunghi e arrivi alla fine che hai voglia di partorire, insomma, poi di conoscerlo. E quindi la paura un po' è calata. Poi io adesso sto bene, non ho al momento ancora nessuna contrazione preparatoria o se le ho non le avverto neanche perché non ho dolori, non sento nulla. Sicuramente in quel momento un po' di ansia e di paura mi verrà, ne sono certa, ma credo sia normale, sia così per tutte, però ci siamo passate, ci sono passate tutte e quindi ci passerò anch'io. Hai fatto modifiche in casa in vista dell'arrivo del piccolino? No, a parte la cameretta, però modifiche per il suo arrivo al momento no. Ci saranno dei lavori che dovremo fare più avanti, più che altro quando inizierà a camminare. Adesso, quando è così piccolo, non vedo la necessità, quindi per il momento non abbiamo fatto niente. Quanti chili hai preso in totale? Sei magnifica. Un bacione, grazie mille. In totale ho preso 11 kg. Il ginecologo mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che sono stata molto brava. In realtà non ho seguito una dieta in particolare, non ho fatto particolari attenzioni. Ho sempre mangiato come mangiavo prima, anzi, forse adesso in queste ultime settimane mi sembra di mangiare un po' di più rispetto a prima. Non è che mi abbuffo, però ho l'impressione di mangiare qualcosina in più, però qui in totale ho preso 11 kg, poi adesso è una settimana che non mi peso magari qualcosina in più. Pesa molto la pancia, hai già fatto tutto ciò che ti serve per l'arrivo di Baby T, un bacio, un bacione a te. Sì, ormai è tutto pronto, come vedete anche alle mie spalle, la cameretta è tutta pronta per il suo arrivo. Devo soltanto mettere ancora il lenzuolino alla culla, che ancora non l'ho messo con la copertina e tutto, perché non volevo fargli prendere la polvere. Per il resto invece è tutto pronto, anche la trip trap l'abbiamo messa proprio l'altro giorno in sala da pranzo, così anche quella è pronta per il suo arrivo. Pesa molto la pancia, come dicevo prima, sì, adesso si sente e sono stufa, devo essere sincera, sono stufa. A livello economico, dici che sia dispendioso il percorso di gravidanza, hai qualche consiglio? Allora, sicuramente ci sono delle spese, ad esempio, noi abbiamo deciso di farci seguire da un ginecologo privato e quindi avevamo le visite tutti i mesi, quindi puntualmente tutti i mesi c'era il costo dell'ecografia e della visita. Per quanto riguarda le analisi del sangue, in realtà con l'impegnativa del medico di base non ho mai avuto delle spese troppo esagerate, anzi si parlava sempre di piccoli importi. Per quanto riguarda tutto il resto, quindi cameretta, passeggino, tutto quello che serve effettivamente poi per l'arrivo di un bambino, dipende un po' dalle esigenze che una persona ha. Non servono così tante cose come in realtà ci fanno credere e ci viene un po' proposto quando si vanno nei negozi, insomma, per articoli da neonato, sta un po' al genitore a decidere cosa prendere. Io mi sono fatta un po' prendere la mano, nel senso che tante cose non erano così necessarie, però tipo anche la cameretta in sé all'inizio non gli servirà, però io volevo avere tutto pronto in vista del suo arrivo con tutte le cosine al posto giusto, quindi ho
ho praticamente preso tutto perché ormai noi, guardandomi un po' intorno, sì, abbiamo tutto quello che serve a lui, che serve a noi. Qualcosa non serve, ma comunque c'è, e quindi insomma è un po' una scelta personale. Sicuramente le cose estremamente necessarie non sono tutte queste, non sono così tante, quindi si può sicuramente risparmiare da questo punto di vista. Si muove tanto Tommaso, in realtà, secondo me, cioè secondo la mia esperienza di prima gravidanza, si muove ma non tantissimo. Vedo volte video su Instagram di pance che si muovono tantissimo, che il bambino dentro si muove talmente tanto che la pancia si deforma, quasi cambia un sacco di volte posizione. Lui invece è molto tranquillo perché sì, qualche calcino, qualche pugnetto così, ma niente di esagerato. Io non ho mai visto la pancia muoversi esageratamente, quindi credo sia un bimbo abbastanza tranquillo. Ti è capitato di avere la sindrome del nido? Sì, mi è capitato. La sindrome del nido significa preparare tutto, pulire tutto in vista del suo arrivo, specialmente le ultime settimane. E mi è capitato, mi sta capitando, sono sempre lì un po' a riordinare, specialmente la sua cameretta. E anche nelle pulizie ho notato che in queste ultime settimane mi è venuta un po' di più la fissa rispetto a prima, ad esempio. Stiamo iniziando a prendere l'abitudine di non entrare più in casa con le scarpe, cosa che invece prima facevamo. Anche se lui ancora non è arrivato, io sono già con la mente al non si entra più in casa con le scarpe. Quindi piano piano ci stiamo abituando anche a questa cosa e credo sia la sindrome del nido. Ciao Giada, in quest'ultimo periodo eri stanco o avevi sonno o eri abbastanza attiva? Ciao, un bacio, un bacione a te. In realtà io particolarmente stanca non lo sono mai stata durante tutta la gravidanza, forse le prime settimane. Adesso che sono alla fine stanca non mi sento, l'unica cosa è che la sera mi pesa la pancia, a volte la sento molto dura, la sento tirare, quindi mi dà fastidio. Però a livello di stanchezza devo dire che no, sono sempre stata bella attiva. Farai l'epidurale? Spero. Spero fortemente di poterlo fare. Sì, l'idea è di farlo, quindi se sarò in tempo e tutto, sicuramente lo richiedo, perché visto che c'è, perché non farlo? Anche tu senti una forte pressione verso la vescica a fine giornata? In realtà non soltanto a fine giornata, ma durante tutta la giornata, specialmente quando sto in piedi tanto e cammino, sento proprio questa pressione costante che mi fa andare poi in bagno effettivamente un miliardo di volte al giorno. Anch'io come te sono nel terzo trimestre, congratulazioni, ma tu riesci a distinguere toccando la pancia e il tuo baby? In realtà più di tanto no, però penso di riconoscere in questo punto di sentire il suo piedino, perché molto, molto spesso, praticamente sempre, quando lui si muove, poi punta qui e secondo me qui c'è sicuramente il piedino, per forza, perché si è girato con la testina verso il basso, qui di sicuro c'è il piede ed è sempre qui, è sempre lo stesso piede che punta perché di qua lo sento molto meno, ma in questo punto sempre pam pam pam. Tante domande in realtà sono molto simili, quindi hai paura del parto, farai l'epidurale, e quanto sei aumentata, quanti chili hai preso, hai fatto il DNA fetale, questo in realtà si fa ma non nel terzo trimestre, ma si fa nel primo trimestre di gravidanza e sì, l'avevo fatto. Quindi rispondiamo all'ultima domanda: se non vai in travaglio questo mese farai un parto programmato? Allora, no, io sono andata in ospedale la settimana scorsa per fare il pre-ricovero, perché nell'ospedale dove ho deciso di partorire fanno appunto questo pre-ricovero che consiste in analisi del sangue, analisi sulle urine, ti fanno un colloquio molto veloce con appunto le ostetriche e poi ti danno l'appuntamento per il giorno del termine se nel mentre non si è smosso niente. Quindi io adesso ho l'appuntamento il giorno del termine, che è appunto lunedì. Se ad andare a lunedì non succede nulla, io devo andare in ospedale, mi fanno il tracciato, il monitoraggio, controllano il liquido amniotico
e il battito del bambino e tutto quanto. Se vedono che è ancora tutto ok, tutto perfetto, io non sono ancora pronta, mi rimandano a casa. Se poi andrò oltre la 41esima settimana, invece hanno detto che allora dovranno indurre il parto e quindi verrà programmato, diciamo, il giorno del ricovero effettivo per fare l'induzione. Spero di non arrivare all'induzione e di avere un parto totalmente naturale ma con epidurale, però non si può sapere, quindi vedremo come andrà. Spero che andrà tutto bene, spero sarà un parto veloce, e ovviamente la cosa più importante è che lui stia bene, che io poi starò bene e dopo con calma mi riprenderò dal post parto come tutte. Io niente ragazzi, vi mando un grandissimo bacione, auguro un in bocca al lupo grandissimo a tutte quelle ragazze che come me sono lì lì per partorire, perché so che tanti di voi che mi seguono sono più o meno nella mia settimana di gravidanza e quindi manca poco anche per voi. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per il parto e per il post parto. Vi ringrazio di essere stati con me in questo video anche oggi fino alla fine. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, che vorrei fare dedicato alla cameretta, quindi il tour della cameretta. Vediamo se riesco a registrarlo prima dell'arrivo di Tommy, altrimenti lo vedrete insieme a lui. Chissà, chissà come andrà. Un bacione, a presto, ciao!